Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il vice premier ha incontrato Nino De Masi, l'imprenditore calabrese da 5 anni sotto protezione per aver denunciato le cosche nella piana di Gioia Tauro. Di Maio ha definito supereroi gli imprenditori del sud. Insediato a Catanzaro il tavolo regionale per il contrasto alla povertà, la proposta di un reddito di inclusione Calabria da integrare al REI. È diventato un incubo spostarsi in auto in Calabria nel fine settimana. Traffico intenso, lunghe code, soliti lavori in corso. La 2 è sempre un cantiere aperto, disagi anche per raggiungere la Sila. Donna di 60 anni cade dalle scale, batte la testa e perde conoscenza, salvata grazie al pronto intervento dell'elisoccorso. La direttrice di un ufficio postale sventa una rapina alla vista dei malviventi, urla e chiede aiuto, costringendo i rapinatori alla fuga. Nonostante il quadro politico nazionale non sia ancora chiaro, i partiti usciti malconci dalle elezioni del 4 marzo scorso sono alle prese con l'individuazione del percorso migliore per puntare alle regionali del 2019. Apprezzamenti per lo spettacolo teatrale Dislessia dove sei, Albert, messo in scena da un attore dislessico che ha voluto richiamare l'attenzione sul disagio dell'apprendimento. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vi abbiamo parlato tante volte di Nino De Masi e della sua resistenza, quella di un imprenditore minacciato dalla criminalità organizzata. Oggi De Masi ha organizzato il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio. È stato proprio quest'ultimo a definirlo un supereroe e a annunciare la vista del governo nella sua azienda. Vediamo. L'obiettivo di stamattina è prima di tutto presentare all'Italia uno di quegli imprenditori coraggiosi che hanno il coraggio di non solo denunciare le organizzazioni criminali, non solo di combatterle, ma poi di lottare ogni giorno per tenere aperta l'impresa, per salvare i propri dipendenti dalla disoccupazione. Con queste parole in diretta a Facebook, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio ha presentato l'imprenditore calabrese Nino De Masi da 5 anni sotto protezione per aver denunciato le cosche nella piana di Gioia Tauro. La mafia, ha detto Di Maio, è pure un atteggiamento che riscontriamo in organizzazioni che non sono criminali. Di Maio racconta che De Masi ha firmato accordi al Ministero dello Sviluppo che impegnavano anche delle banche, accordi che poi non sono stati rispettati. Presenti all'incontro la delegazione parlamentare calabrese dei Pentastellati, il vice premier ha annunciato una visita nell'azienda De Masi con vari componenti del governo. Soddisfatto l'imprenditore calabrese che a Lanza ha detto: oggi mi sento un cittadino maggiormente convinto che la legge è uguale per tutti. A Catanzaro adesso, nella città della regionale, dove si è insediato il tavolo regionale finalizzato al contrasto della povertà. Nel pratico c'è la novità che riguarda il reddito di inclusione Calabria da integrare al REI. Anna Franchino. I dati ISTAT sono allarmanti. Una famiglia su 3 in Calabria vive sotto la soglia di povertà. Ed è da questa fotografia scattata dall'Istituto Nazionale di Statistica che parte un tavolo pensato e voluto dall'ente regionale per contrastare il fenomeno della povertà alle nostre latitudini. Il problema della povertà in Calabria ha priorità su tutto il resto. È stata questa la premessa dell'incontro che si è svolto alla cittadella di Catanzaro e che ha visto la partecipazione di associazioni ed enti che operano sul territorio. Si tratta di interventi tesi a contrastare la povertà, ma anche ad affrontare i diversi aspetti appunto che pone questo problema. La istituzione del tavolo appunto è l'inizio di un percorso ancora più
forte di cooperazione tra diversi soggetti che possono e devono contribuire in questa direzione. Serve un piano di contrasto al fenomeno, al cui interno vi siano gli strumenti in grado di ridurre la povertà e l'esclusione sociale. L'istituzione del tavolo, deliberata lo scorso 29 giugno dalla Giunta regionale, è stato il primo step. Il secondo passo riguarda l'adozione del piano regionale di contrasto alle povertà. In Calabria abbiamo percentuali che superano quelle delle altre regioni. Il dato è preoccupante perché non c'è solo una povertà da mancanza di lavoro, ma c'è anche una povertà da lavoro, cioè ormai abbiamo famiglie, nuclei familiari che pur avendo lavoratori al loro interno non riescono ad arrivare a fine mese, e allora c'è bisogno di ridurre queste disuguaglianze oramai così grandi, perché poi sono l'origine della crisi sociale così profonda che ci attraversa, e bisogna ragionare su come riequilibriamo le situazioni aiutando queste persone a ricostruirsi un futuro dignitoso a partire dal lavoro, ma non solo. Fra le novità più interessanti c'è l'integrazione di un fondo, il REIC, Reddito di Inclusione Calabria, da integrare al REI in modo da includere i nuclei familiari che non rientrano nella misura nazionale prevista, e poi dei percorsi personalizzati al reinserimento e all'occupazione nel mondo del lavoro. Se noi non partiamo dal raccogliere dati da chi sul territorio ci sta, ci vive e lavora in questi settori, non possiamo capire se quello che abbiamo ipotizzato come traccia è la traccia giusta, e soprattutto se noi partiamo con questa prima mandata di risorse, con questa prima programmazione, in questa maniera probabilmente cominciamo a costruire un sistema in cui lavoriamo insieme per utilizzare degli strumenti che arrivino a destinazione. La destinazione sono gli utenti finali, sono le famiglie fragili. Creare lavoro è l'obiettivo dei giovani calabresi. Circa 600 le domande inoltrate che hanno partecipato al bando Resto al Sud. Finanziate al momento 114 idee di imprese, la maggior parte nel Cosentino. Il punto in un incontro che si è tenuto a Reggio Calabria. Vediamo. Resto al Sud ha convinto i giovani calabresi, la nostra regione infatti è stata tra le più attive d'Italia nel rispondere ai bandi. La Calabria è seconda dopo la Campania con 602 domande presentate e 114 già approvate da Invitalia. I dati presentati oggi nella città dello Stretto, in particolare 17 sono i progetti che verranno realizzati a Reggio Calabria, 14 a Catanzaro, 59 in provincia di Cosenza, 14 in provincia di Crotone e 10 in provincia di Vibo. Tutte le domande presentate, è stato precisato, sono state valutate o sono in corso di valutazione. Chi ha ottenuto esito positivo potrà accedere ad un finanziamento bancario che va dai 50.000 a un massimo di 200.000 euro. È stato l'amministratore delegato di Invitalia a sottolineare che la maggior parte dei proponenti calabresi è nella fascia 30-35 anni e il 59% di questi è altamente scolarizzato. La dote finanziaria complessiva per le 8 regioni del Mezzogiorno è di 1.250 milioni di euro. Noi ci mettiamo 60 giorni a dare una risposta ai giovani, ci sono già 800 imprese che sono state avviate o che sono sul punto di essere avviate. Noi siamo molto soddisfatti dei risultati, sia per la qualità che per la numerosità delle proposte. Ovviamente è un'iniziativa che va raccontata, noi cerchiamo di andare il più possibile vicino alle case dei giovani per evitare che siano essi a muoversi. Cambiamo argomento, è stato davvero un fine settimana rovente sulle strade. Dalla 107 Silana Crotonese alla 2 Salerno Reggio Calabria, un weekend di traffico sostenuto e disagi per gli automobilisti calabresi in viaggio verso le località turistiche, un déjà vu che caratterizza ogni estate sulle strade della nostra regione. Gianluca Pasqua. Semaforo rosso per l'estate calabresi, nei giorni di festa diventa difficile raggiungere località turistiche e quella che dovrebbe essere una gita al mare o in montagna si trasforma in un'avventura caratterizzata da code e percorrenze a rilento. Un esempio su tutti, la 107 Silana Crotonese, il turismo mordi e fuggi, fa sì che i flussi di vacanzieri si concentrino nelle ore di punta del sabato e la domenica. L'arteria che collega il Tirreno allo Ionio va in tilt,
Ieri la nostra redazione ha ricevuto messaggi e mail di protesta da parte di automobilisti rimasti imbottigliati nel traffico durante il tragitto Cosenza-Paola e costretti a viaggiare a passo d'uomo. Ma se in questo tratto i disagi sono ascrivibili all'enorme mole di auto e mezzi in transito, concentrate in determinate fasce orarie, e agli inspiegabili rallentamenti da parte di alcuni, che impongono il proprio ritmo insopportabile a tutti, sul tratto che dal capoluogo di provincia accompagna verso le località Silane e Crotonese, sono presenti alcuni impedimenti legati a lavori in corso non ultimati. Il primo semaforo, con relativo transito a senso unico alternato, si incontra nei pressi del cimitero di Cosenza. 5 minuti di attesa circa, sempre che si riesca a passare al primo tentativo, quando scatta il verde. L'altro semaforo è piazzato sul famigerato Ponte Cannavino. I problemi di stabilità e gli avvallamenti saranno stati risolti, ma l'asfalto utilizzato per pavimentare il manto stradale doveva avere una scadenza molto breve, visto che dopo qualche settimana dalla consegna dei lavori si sono create crepe e buche. L'intervento di rifacimento va a rilento, una corsia è stata scarificata tempo fa e da allora si viaggia anche qui a singhiozzo. L'altra chicane è nei pressi di Camigliatello, lavori in corso dal 28 maggio su viadotto Moccone, che dovevano terminare il 24 giugno. Fino alla scorsa notte però il tratto non era stato riaperto. E poi c'è la 2, che ricorda tanto la 3. Sull'autostrada calabrese non c'è bisogno di aspettare la domenica. Ogni giorno può capitare di restare imbottigliati tra un cantiere e l'altro, specialmente nel tratto cosentino. Insomma, augurare buone vacanze e buon viaggio a un calabrese di questi tempi può sembrare quasi fuori luogo. Ed ora a Vibo, dove una donna di 60 anni è caduta dalle scale, ha battuto la testa, ha perso conoscenza, è stata salvata grazie al pronto intervento dell'elisoccorso. Vediamo. Mentre sulle spiagge si viveva finalmente l'atteso clima estivo, grazie alla prima domenica di luglio che ha regalato quello che può essere definito il primo vero caldo, con tanti che si sono riversati sulle spiagge affollandole e fornendo il primo vero segnale che l'estate è arrivata, sul piazzale del porto di Vibo Marina, proprio di fronte alla Guardia Costiera, si è vissuto un pomeriggio di forte tensione che ha comunque confermato l'alto livello nella gestione delle emergenze. L'allarme è scattato quando si è avuta notizia delle gravi condizioni di una donna caduta dalle scale della propria abitazione. La disavventura è accorsa ad una donna di 60 anni a Vibo Valentia. Secondo la ricostruzione fatta da quanti l'hanno soccorso, la sessantenne, mentre scendeva le scale, ha perso l'equilibrio ed è caduta rovinosamente. La situazione è apparsa subito grave per il fatto che a causa della caduta la donna ha perso conoscenza, sebbene subito sia stata soccorsa dai familiari che hanno immediatamente chiamato il 118. I medici, resisi conto della gravità della situazione, hanno subito allertato l'elisoccorso e da quel momento è scattato il sistema di emergenza che ha garantito la perfetta gestione della situazione. L'ambulanza ha raggiunto lo spazio abitualmente utilizzato per l'attracco delle navi che in questo periodo garantiscono il collegamento con le isole Eolie, mentre nel frattempo l'elisoccorso, atterrato sullo spiazzo, ha preso in consegna la paziente per trasportarla all'ospedale di Catanzaro, dove si trova adesso ricoverata con una diagnosi di trauma cranico. La donna, che dal momento della caduta non ha più ripreso conoscenza, è stata anche sottoposta ad intervento chirurgico e rimane in prognosi riservata. La politica, nonostante il quadro politico nazionale non sia ancora chiaro, i partiti usciti malconci dalle elezioni del 4 marzo scorso sono alle prese con l'individuazione di un percorso, guardano in particolare alle regionali del prossimo anno. Vediamo. La politica calabrese non vive un momento esaltante, complice la grande confusione che regna a livello nazionale. I partiti, colti di sorpresa dalla nascita del governo Lega 5 Stelle, faticano a mettere in atto le nuove strategie. È tutto fermo quasi nel Partito Democratico all'indomani della visita del segretario nazionale organizzativo che a Lamezia ha incontrato i vertici del partito calabrese. Tradotto, si attende l'Assemblea nazionale per capire l'orientamento che i Dem sceglieranno di seguire. Bisogna però fare in fretta perché i prossimi appuntamenti elettorali bussano alla porta, europee e regionali. Non tutti però sono disposti ad attendere i tempi lunghi di un partito alle prese con le solite guerre intestine. Non è un caso infatti che sia Oliverio che altri esponenti regionali del PD abbiano già lanciato l'idea di allargare l'orizzonte, di andare cioè oltre i Dem,
mettendo insieme movimenti che non hanno alcun colore politico. Insomma, è corsa al civismo per tentare di drenare la temuta ascesa del Movimento 5 Stelle, che seguendo le indiscrezioni che giungono dalla pancia del movimento, starebbero già progettando la campagna elettorale regionale e non si esclude la candidatura per la carica di presidente dell'europarlamentare Laura Ferrara. Anche Forza Italia non sta a guardare, nonostante le fibrillazioni interne che il duo Santelli Occhiuto stanno tentando di mediare e risolvere. Ambisce a governare la regione. Qui, su possibili candidature, al momento non trapela nulla, ma resta ferma l'intenzione di issare sul pennone della cittadella la bandiera del centrodestra. Anche la Lega ambisce, specie dopo aver constatato nell'adunanza di Pontida che in Calabria c'è terreno fertile, visto che cresce sempre di più il numero di consiglieri comunali che hanno chiesto di iscriversi nel partito di Salvini. A Cittanova adesso, dove Fratelli d'Italia si interroga sul futuro del centrodestra, vediamo. Il centrodestra si interroga sul suo futuro e lo fa con un convegno organizzato a Cittanova dal locale Circolo di Fratelli d'Italia, introdotto dall'avvocato Titta Valensise, a cui ha partecipato il coordinatore di Forza Italia cittadino Vincenzo Megna. Il convegno ha visto la partecipazione e gli interventi della deputata Wanda Ferro e del consigliere regionale Alessandro Nicolò, rispettivamente di Fratelli d'Italia. Siamo alternativi a questa sinistra che non esprime una governance adeguata a quelle che sono le esigenze dei calabresi rispetto agli obiettivi programmatici propagandati da una coalizione che sempre sembra essere in campagna elettorale, che spesso ormai constatiamo essere sfilacciata in consiglio regionale laddove non riesce a garantire la governance. Un centrodestra che è saldo rispetto a tutto quello che abbiamo visto nelle ultime amministrative, che ha dovuto accettare quella che è stata negata come possibilità da parte del Presidente Mattarella di far esperire la possibilità di un governo di centrodestra. Gli italiani aspettavano risposte, auspichiamo ovviamente, faremo i tifosi di questo governo nel vedere se si risolveranno i tanti problemi visto il momento di grande difficoltà che la nostra nazione passa, ma saremo vigili e attenti affinché le nostre idee possano passare in aula e quindi i tanti provvedimenti che abbiamo messo all'interno del nostro programma. A Casali del Manco, nel Cosentino, per l'insediamento del Consiglio Comunale, nominati gli assessori che affiancheranno il sindaco Nuccio Martire. Nella seduta, alle prime polemiche, l'opposizione aveva proposto per la carica di Presidente del Consiglio Comunale Peppino Curcio, membro della minoranza. L'elezione è avvenuta a scrutinio segreto. Ha decretato Presidente del Consiglio Luca Covelli della lista Futuri in Comune. Così non iniziamo bene, ha detto l'esponente di Voci in Cammino, Salvatore Iazzolino. Per il Comune si apre la fase costituente, vediamo. Ecco la squadra di governo che affiancherà il sindaco Nuccio Martire alla guida del comune di Casali del Manco. La prima giunta del nuovo comune della Presila Cosentina è stata ufficializzata nel corso di una partecipata riunione del Consiglio Comunale. Molti infatti cittadini presenti all'importante appuntamento nella sede dell'ex comunità montana. In aula l'emozione dei neoassessori, la curiosità della gente, le aspettative per il futuro. Federica Paura è stata nominata vice sindaco con delega all'ambiente e all'agricoltura. Carmelo Rota invece guiderà l'assessorato alla sicurezza, gestione del personale, relazioni con le associazioni, turismo e spettacolo. Francesca Pisani è il neo assessore al bilancio, gioventù, famiglia e lavoro e infine a Giulia Leonetti è stato affidato l'assessorato al patrimonio culturale che include anche innovazione e trasparenza. Una riunione nel corso della quale è stato designato anche il presidente del Consiglio Comunale Luca Covelli di Futuro in Comune e il vicepresidente dell'Assise Angela Rovito. Inizia dunque il lavoro per l'amministrazione comunale di Casali del Manco, la prima della storia. Ho chiesto grande collaborazione, grande assunzione di responsabilità perché il caso lo impone. Questa nuova cittadina ha bisogno di tutti gli sforzi fatti quotidianamente non solo da chi oggi è stato nominato assessore, ma anche da chi in effetti siede su questi banchi del Consiglio Comunale, minoranza compresa. C'è bisogno di stringere i denti per poter continuare a lavorare con maggiore alacrità, serietà
e con maggior impegno per poter venirne a capo di questa, diciamo così, condizione in cui ci siamo venuti, diciamo così, a trovare. Una bellissima esperienza, ma con grandi, diciamo così, impegni che ci aspettano nei giorni a venire. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Tentano una rapina ad un ufficio postale ma vengono messi in fuga dalla reazione della direttrice che urla e chiede aiuto. È accaduto nel Vibonese, a Pizzo, dove due malviventi disarmati e travisati con fazzoletti hanno avvicinato la donna sottraendole le chiavi della porta d'ingresso. La vittima del tentativo di rapina ha reagito per poi rifugiarsi all'interno di una vicina chiesa, provocando così la fuga dei due malviventi. È stata sempre la donna a far scattare l'allarme telefonando alla sala operativa dei carabinieri. Un presunto furbetto del cartellino è stato individuato a Crotone. Si tratta di un messo comunale beccato mentre sorseggiava un caffè seduto ad un bar della città pitagorica. L'uomo risultava in servizio al comune. Era più di una settimana che gli uomini della polizia giudiziaria stavano investigando, su disposizione della procura, sui comportamenti del dipendente comunale. I carabinieri hanno scoperto due piantagioni di marijuana nel Regino. A Siderno due persone sono state arrestate perché sorprese a dedicare una piantagione di canapa indiana nascosta tra la vegetazione. Scoperto anche un essiccatoio dove i militari hanno recuperato oltre 21 kg di marijuana. A Bovalino invece individuate due piazzole adibite a coltivazione per un totale di oltre 900 piante di cannabis indica. Bombole insicure e prive di collaudo, la Guardia di Finanza di Paola ha sequestrato 650 kg di GPL. I finanzieri, dopo aver controllato un autocarro proveniente dalla Campania, hanno rilevato che i recipienti utilizzati non erano a norma. Addati in escandescenza a seguito di una lite con la compagna, dopo aver appiccato due incendi di sterpaglia attorno ad un villaggio turistico, si è barricato in un bungalow dove stava per dare fuoco anche ad alcuni vestiti. Un cittadino romeno di 51 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Corigliano Rossano. Lo spettacolo, il teatro ci porta a Cosenza con una performance davvero particolare dedicata alla dislessia. Vediamo. Si chiama Dislessia, dove sei Albert, ed è il divertente monologo scritto e interpretato da Francesco Riva, attore e scrittore dislessico. Nel chiostro di San Domenico a Cosenza lo spettacolo che racconta le avventure e le disavventure di Giacomo, bambino dislessico incompreso dalla scuola e dai genitori solo perché non apprende come i bambini normali. Allora, perché non ti alzi in piedi? Forza, non leggi davanti ai tuoi compagni la definizione del triangolo isoscele. Forza, pagina 4, paragrafo 7, capitolo 2. Leggi? Giacomo, ti devo tirar fuori le parole di bocca? Leggi? Leggi! Allora, il triangolo isoscele ha molte punte. Con le sue punte può fare molto male. È un medicinale a base di chieto profende. Se ti devo persistere a consultare, immagino... Giacomo, mi prendi in giro? Esci subito fuori dall'aula! Francesco Riva, con brillante ironia, ha indotto il pubblico a riflettere sul disturbo che riguarda migliaia di persone, che però è ancora poco conosciuto sia nella scuola sia nella società. La storia di Francesco diventa così un racconto in cui l'attore non nasconde le difficoltà di chi convive con la dislessia, un disturbo dell'apprendimento che però non gli ha impedito di diplomarsi con successo all'Accademia del Teatro e del Cinema di Roma. Uno spettacolo che ha coinvolto il numeroso pubblico presente, che rientra nelle attività di diffusione della cultura dei disturbi specifici dell'apprendimento promosse dall'associazione Potenziamenti. Adesso ancora rimaniamo a Cosenza perché in un cassetto Mario Gualtieri, il popolare cantante, nel mese di aprile custodiva l'ultimo regalo per i suoi cari e per gli amanti della sua musica, brani inediti e nuovi arrangiamenti che il figlio Max ha raccolto in un CD. L'ultimo regalo sarà distribuito nei prossimi giorni, una storia d'amore filiale e di passione per la musica. Ce la racconta Gianluca Pasqua. C'è un Mario Gualtieri che nessuno ha mai ascoltato, parole e musiche rimaste chiuse in un cassetto, un'eredità, anzi un regalo, che il figlio Max ha scartato come era nella volontà del padre, un desiderio espresso qualche mese prima di andar via. Un giorno di metà novembre, una giornata piovosa, e mi disse: un giorno, quando non ci sarò più, sotto il mandolino di papà c'è qualcosa. C'era un vecchio comò regalato da uno zio, chiuso a chiave. Ma non gli ho dato peso più di tanto, perché
papà, dobbiamo fare tante cose, non mi sembra il momento di un'eredità al momento. Detto, poi se ne parla. E dopo una settimana che ci lasciò, sono andato ad aprire quel famoso comò e ho trovato l'ultimo regalo. Nel CD, prodotto da Max Gualtieri, 6 brani inediti, 6 storie cantate con la passione di sempre e in qualche passaggio un tocco di malinconia. Un amico vero, la mia compagnia, mi fai piangere, è l'ultima volta. In alcuni brani c'è la mano di Fausto Leali, poi i successi storici, Zia Teresina e Buonanotte Cosenza, riarrangiati in chiave moderna. L'ultimo regalo per me, per chi l'ha amato, per chi l'ha seguito, per chi gli voleva bene. 6 inedite, 5 riviste da lui, gli aveva fatto degli arrangiamenti molto belli. Praticamente sono 5 mai ascoltate, sono 11 pezzi, si può dire, inediti. Adesso c'è il CD che in questa settimana mi hanno promesso che, ovviamente allegato al quotidiano, andrà in edicola presso le migliori edicole di Cosenza. Cosa hai provato ascoltando queste canzoni? È stata un'emozione forte, forte sotto tutti i punti di vista, da figlio, perché papà era il mio punto di riferimento, era tutto. Veniva prima mio padre e poi tutto il resto. È brutto a dirlo, ma veniva tutto il resto. La voce di Mario Gualtieri continuerà a risuonare per la sua città, una colonna sonora che ha accompagnato per decenni Cosenza e che negli ultimi mesi migliaia di cosentini hanno intonato dagli spalti del San Vito Marulla e negli stadi di tutta Italia, da Trapani a Bolzano. ...20.000 persone che ti cantano Ma gioco Cosenza, non ce l'ho fatta, ho gioito da casa. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. L'anticiclone africano nelle prossime ore garantirà bel tempo con temperature in aumento. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Oggi cielo completamente sereno ovunque, temperature in aumento con picchi di 34-35 gradi nelle zone interne vallive. Domani ancora sereno ovunque, temperature stazionarie sempre su valori oltre le medie del periodo, con picchi elevati nelle zone interne vallive. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Oggi mari poco mossi, con eccezione dello Ionio Crotonese, Regino e Catanzarese, dove sarà mosso. Venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, dai quadranti meridionali moderati sullo Ionio. Domani mari poco mossi, venti da nord-ovest deboli sul Tirreno, mediamente da ovest deboli sullo Ionio, moderati solo sul Golfo di Squillace. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.